Ciao ragazze. Ci sono giorni in cui niente va come uno vorrebbe. Filippo? Ehi, che fretta! Però ti capisco, oggi non finiva più, senti, in ogni caso mi stavo chiedendo, non è che oggi ti andrebbe di fare i compiti insieme? Dunque, oggi... Mi dispiace, oggi non posso proprio. Ah sì? E che cosa hai da fare? Dunque, allenamento di polo, poi costruire un modellino di elicottero per il mio fratellino, aiutare la mamma a potare il roseto, pensare a una soluzione per il problema di panda in estinzione. E i compiti? Ma che discorsi, quelli si fanno prima. In altri giorni invece sembra che tutto ti sorrida. In giorni come questo sembra che ogni tuo sogno si possa realizzare. Basta crederci. Ma allora tu esisti? Non dovrei? Dai, gli altri stanno già provando. Scappo, ci vediamo. Certe cose però non basta volerle. Tipo convincere Ale che studiare non è così male. Per quello non basterebbe una bacchetta magica. A proposito, speriamo che la prof se ne sia scordata. Manzi, Facchetti, come procede lo studio in coppia? Ma sì, abbastanza, insomma. Ecco. Allora, ieri cosa avete studiato? Storia. Letteratura. Storia della letteratura. Vabbè, approfondiamo più tardi, sennò la classe mi parte per la tangente. Gervasoni, metti via quell'annaffiatoio. Ehi! Psst. Ehi, psst, ma su! Oh, mamma! Abbassa la voce! Ma che ci fai lì? Si era fulminata. Oggi alle 3, mi raccomando. Alle 3? Le prove. È uno scherzo. Ecco chi è il simpaticone. Perché io posso fare di voi dell'estate. Ah sì, certo, le prove. Bravo, le prove della band, prima di tutto. E ora fila in classe, che nel corridoio della presidenza non ci puoi stare. Chi è lei? Qui non si può stare. Faccia un po' vedere. Canini prominenti, non si vedono spesso. Pupilla reattiva, molto bene. Crine un po' provato, Dovrebbe dare una spazzolata tutti i giorni, sa? Lei deve essere il signor Manzi, suppongo. Ah, lei deve essere il vicepreside. Piacere. Prego. Grazie. Le posso parlare? Prego. C'è qualcosa che non va? No, niente, è tutto ok, solo che... Solo che cosa? No, ecco, vede, studiare con una persona è bello perché, per tanti motivi, insomma, è solo che ognuno ha i suoi ritmi, i suoi metodi, e quindi, allora, vede che... Manzi, rallenta, respira. Dove vuoi arrivare? Studiare con la Manzi non mi stimola, prof. Tutto qua. Facchetti, esiste qualcosa che ti stimola in questo universo? Qualcosa sì, ma quella lì proprio no. E allora cosa vorresti? Sentiamo. Ecco, mi chiedevo se magari...
sempre se possibile, si intende. Mi stai dicendo che non vuoi più che studiate insieme? Sì. Sì. Allora, che dici? Ma non so, magari qualcosa con un po' più di azione. Ma questo è pieno d'azione. Dai, ci andiamo stasera. Eh sì, dobbiamo andarci per forza. Io ho visto il primo, una bomba. Sempre se non disturbo, eh. No, ma che? No, non disturbi mai tu. È arrivata Francesca, tieni. Vieni, dai. Comunque non si preoccupi, Giorgina non è il tipo da falsificare firme o robe del genere. Mi è sembrata il tipo che arriva in ritardo però, eh. Vediamo di provvedere, intesi? Tra uomini di scienza ci si intende sempre. Ora la saluto. Ho un camaleonte in crisi di identità che mi aspetta in studio. Sindrome di stabilità cromatica? Sì, con un accenno di ansia da strabismo congenito. Ma anche lei? Beh sì, all'università. Ho studiato un po' di etologia. Va benissimo! Devo assolutamente farle avere quel mio articolo sull'inconscio del camaleonte. E poi voglio sapere cosa ne pensa. Va bene? Vabbè, ma non si disturba. No, nessun disturbo. Glielo faccio avere con la bambina. Va bene? Va bene. Grazie, grazie, arrivederci. Va bene. Saluti! Ah, mi raccomando la spazzola, eh! Che meraviglia! Sbaglio o in quel ripieno c'è pancetta coppata? Sbaglio, il tuo di ripieno ti sta salutando. Poletti? Oggi vi facciamo neri. Ah, alle 3 il campetto, puntuale, mi raccomando, non come al solito. Ti hai preso una paresi? Io alle 3... ho le prove con la band. Come faccio? Di che non puoi andare? Scherzi, glielo dici tu a Nico. E allora di che non ci stai per il basket? Ah, oh, ma Filippo ci conta. Che faccio? Glielo dico a Filippo. Io a Filippo direi tutto. Senti, noi andiamo al cinema stasera. Ti va? Danno cuori in alto mare 2. Ma non so, magari ci pensa su. E senti, ma tu? Tu come sei messa in scienze? No, perché sai, ho un certo sesto senso per i compiti in classe. Mi sa che Grossi sta per farci una bella sorpresa. Testa, le chiacchiere dal parrucchiere. Mm? Scusate il ritardo, ma stamattina due vostri compagni mi hanno fatto una richiesta che mi ha dato molto da riflettere e mi sembra un peccato non cogliere l'opportunità che questo chiarimento ci offre. Manzi, nella vita bisogna imparare a cavarsela anche su terreni accidentati. Facchetti, io vorrei che tu imparassi tante cose, ma per ora dovrò accontentarmi di tirarti fuori dalla grotta e di farti abbandonare la clava che ti porti appresso. Si chiama Cima, prof. Sì, vabbè. Per voi, quindi, ho creato in esclusiva il nuovo metodo Studia 1, Castiga 2. Sarebbe a dire? Sarebbe dire che da oggi io i vostri voti li prendo, li shakero, li divido per due e ve li rendo. E voi vedete di non farmi arrabbiare, perché sono in cerca di altre coppie su cui sperimentare il mio Studia 1, Castiga 2. A me piacerebbe sperimentarlo con Silvana. Se ci tieni proprio a dividere qualcosa, potresti iniziare da te stesso, con tutto quello che hai da fare oggi. È tutto a posto, dai. No, che non è tutto a posto. Ti dico di sì. Ma di che parli? Del blackout. Quale blackout? Quello previsto per oggi pomeriggio. Ci sono dei lavori in corso, non lo sai? Pensa che neanche Nico lo sapeva. Meno male che l'ho avvisato io, altrimenti oggi vi rinnovate per niente. Allora posso chiamarti io? Sì, però puntuale, non come al solito. Sì, sì, puntualissimo. A volte gli amici ti sorprendono e arrivano a salvarti quando è un ostacolo da superare. Altre volte invece
l'ostacolo sono proprio loro. Specie se hanno una testa dura come quella di Ale. Senti, questa cosa non piace a nessuno dei due. Ma trovati nella stessa barca, almeno tentiamo di rimanere a galla. Ma non è poi così male. Un NC con un 8 diviso 2 fa 4. Che è già un bel passo avanti rispetto alla mia media. Ma come fai a essere così egoista? Così gira il mondo. Senti, io al 6 ci posso anche arrivare, ma sotto no. Quindi vediamo di darci una mossa, ok? Mi dispiace per te, Ale, ma non mi arrendo così facilmente. Da domani si cambia musica. Nella prossima puntata... Ho una missione difficile da portare a termine. E come in ogni missione che si rispetti occorrono sangue freddo, nervi saldi e passo felpato. Anche le rustiche! Pure le patatine! Mamma, la brioscina, i taralli, un po' di dolce, ma un po' di salato. E quindi? Molla l'osso, ragazzi. Verifica. Separare i banchi.